Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un triplo glitch ragazzi. Allora, mi trovo su PlayStation 3, quindi questo glitch è buono solo per le vecchie console Xbox 360 e PlayStation 3. Vi lascerò i link in descrizione delle gare che dovrete fare per fare questo glitch. Allora, il primo glitch ragazzi, andiamo a vedere, è un glitch dei soldi. Per fare questo glitch dovete scaricare questa gara, avviarla dal vostro garage, entrare nel punto, selezionare la categoria ragazzi che volete duplicare. In questo caso io voglio duplicare la gesta della gara, però potete anche duplicare un azzentorno, così in maniera tale da avere il bypass, mentre con le sportive non l'avete, insomma con alcune sportive non l'avete il bypass, tipo con la gesta della gara non c'è. Allora, una volta che avete avviato questa gara, diciamo, cosa dovete fare? Aspettate il 3, 2, 1, go, scendete e andate su un vostro veicolo, in questo caso io ho le gare in Rebel, montate su una gara in Rebel, premete triangolo e quando la barra rossa è arrivata quasi alla fine dovete schiacciare acceleratore, in maniera tale da uscire dal garage. Non prima ragazzi, perché altrimenti il glitch non funziona. Una volta che siete usciti dal garage vi rimarrete bloccati per alcuni secondi, come state vedendo, e vi farà un bug e vi troverete con l'auto che avete scelto per fare la gara, in questo caso che è una vostra personale modificata, che dopo in seguito potrete rivendere tranquillamente e fare qualche soldino. So che ci sono i modder su PlayStation 3, però comunque sia ci sono tante persone che non hanno quello. Una volta fatto ciò, che siete usciti dal garage, dovete uscire dalla gara come avete appena visto. Una volta usciti dalla gara vi troverete la vostra auto che avete appena duplicato e la potete mettere tranquillamente, liberamente in garage ragazzi, quindi sarà vostra in questo caso, la potete mettere senza nessun problema in garage. E non so, ammucchiatene una decina, 20, quelle che vi servono. Consiglio di farlo con delle auto di lusso, però almeno avrete anche il bypass. Certo, vi pagherà solo le modifiche, però se non altro avrete il bypass. Cercate un'auto che vale molto, modificata, insomma. Il secondo glitch ragazzi consiste nell'avere la bicicletta moddata, cioè con il vostro colore crew, con il vostro colore blu oppure un altro colore che vogliate, insomma non so, una BMX, una cazzo di bicicletta a caso che piaccia a voi e che sia disponibile nella gara. Io adesso vado a scegliere la BMX e metto il colore blu in maniera tale di avere una bicicletta moddata con un colore strano, però voi potete scegliere, avete visto c'è il bianco, c'è il rosa, c'è il giallo, insomma ci sono tutti i colori che non abbiamo la possibilità di comprare. Invece in questo modo possiamo avere i colori che noi vogliamo e fare tutto il cazzo che vogliamo, insomma avere la bicicletta del colore che vogliamo e addirittura metterla nel posto auto ragazzi, in maniera tale da poterla chiamare con l'assicurazione. Anche in questo caso, sempre con la stessa gara, aspettiamo il 3, 2, 1, go. Una volta che ci ha dato il go, scendiamo dalla bicicletta, dal momento che la gara dobbiamo impostarla a GTA, scendiamo dalla bicicletta, in tutti i casi deve essere GTA, e rifacciamo lo stesso procedimento, triangolo, quando la barra è quasi carica premiamo acceleratore e ci troveremo fuori dal garage con la nostra bicicletta, bloccati per un breve lasso di tempo perché comunque ci sarà un pochino di lag. Aspettate il lag, non scendete dal veicolo in cui vi trovate e uscite dalla gara ragazzi. Una volta usciti dalla gara vi ritroverete la vostra bicicletta moddata, o meglio del colore che avete scelto, in questo caso moddata perché non si possono comprare biciclette colorate, o col colore crew se avete un colore crew moddato come ce l'ho io per esempio, che questo blu non si trova allo Santos Custom, quindi avrete la vostra bicicletta del colore crew.
basterà cercarla in mappa, io ce l'ho qui giù per la discesa, non l'avevo neanche vista, comunque qui giù nella discesa vado a prendere la mia bicicletta. Come avete visto ha il segnalatore, ragazzi, cosa che non aveva prima, non si vedeva prima, e la possiamo mettere in garage, la possiamo anche chiamare con il meccanico, anche se siamo in culandia e vogliamo avere la bicicletta, la chiamiamo con il meccanico, il meccanico ce la porta, la distruggono, chiamiamo l'assicurazione e l'assicurazione ce la dà nuova. Questo terzo glitch, ragazzi, sempre con la stessa gara, serve per avere un'auto qualunque, magari non abbiamo i soldi e non possiamo comprarla, magari vogliamo la T20 e non possiamo comprarla, con questo glitch possiamo averla senza pagare e poi successivamente fare tutte le modifiche che vogliamo, insomma, no? Quindi c'è qualunque auto, dico, voglio comprare sta auto però non so se poi butterò i soldi, con questo glitch la prendi, la freghi al gioco, la provi, se ti piace te la tieni, se non ti piace la butti, è chiaro, ragazzi, no? Allora, sempre stesso procedimento in garage, 3 2 1 go, scendete dall'auto, niente di più semplice, ragazzi, e andate a sostituire con una Cari Rebel. Io in questo caso le Cari Rebel non ce l'ho, non so, sono indeciso se sostituirla con Apanto o con ALG, però comunque sia non fa differenza, perché tanto l'auto che noi abbiamo appena preso varrà pochissimo, varrà non so un paio di $2000, non so, una cazzata del genere, non so quanto, comunque mi sembra il prezzo della Cari Rebel. Quindi non usate questo terzo metodo per duplicare le auto, dite ah vabbè prendo le auto e le vendo, no, non vi darà il prezzo che voi pensate che vi dia, insomma, perché questo glitch paga solo il prezzo delle modifiche, il glitch dei soldi, quindi comunque sia dovrete modificarla l'auto, quindi fatelo, se dovete fare il glitch dei soldi fatelo con una vostra auto. Fatto il solito procedimento, ragazzi, uscite dal garage e uscite anche dall'attività, e in questo modo avrete la vostra auto gratis senza pagare. Potrete avere anche le auto, non so, la Roosevelt, penso, sì, la Roosevelt la potrete avere e mettere in garage, se magari il DLC non è libero adesso, non lo so se le hanno liberato e se è sempre disponibile o meno, però comunque sia potrete avere qualunque genere di auto tranne i veicoli che non si possono mettere in garage, ragazzi, ovviamente non è che potete mettere il caddy in garage con questo metodo o altre cazzate in garage, per quello ci vogliono le mod, quindi nulla, niente, detto questo, ragazzi, spero che questo video vi possa essere utile, spero vivamente che vi iscriviate al canale. Per questo video è tutto, ragazzi, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.